70 anni fa, nel 1918, il comune di Perugia cedeva in uso alla Re d'Italia alcuni ambienti del gotico Palazzo dei Priori e gli affidava in deposito l'intera Galleria Civica, nucleo originario dell'attuale Galleria Nazionale dell'Umbria. Le antiche forme di questo storico edificio attendono un restauro. La vecchia galleria reclama una sistemazione adeguata alle mutate esigenze. È possibile ripristinare i valori architettonici mettendo in luce gli antichi ambienti nella loro sequenza storica? E contemporaneamente è possibile adeguare l'ambiente a criteri di sicurezza, agibilità, scientificità di esposizione? Abbiamo accettato la sfida. La mostra allestita in occasione del settantenario vuole mettere a confronto il passato, il presente e il futuro di un museo. È una mostra di intenzioni e di metodi, quanto più possibile aggiornati e affidabili. Una mostra centrata su soluzioni che vanno oltre il restauro. Suggerimenti dei tecnici, accolti e sviluppati dalla direzione della galleria, hanno dato vita al progetto di un museo intelligente, ovvero dotato di autocoscienza e autocontrollo attraverso le più avanzate tecnologie dell'informatica. È grazie all'informatica che possiamo vedere lo schema grafico di una sala tipo che descrive i vari controlli integrati e automatizzati necessari a conservare e valorizzare le opere d'arte. Sono queste, naturalmente, splendide testimoni del passato e giustificazione del presente, il punto di partenza di un progetto che deve difenderle dall'incuria del tempo e degli uomini. Si tratta di risolvere problemi di esposizione, conservazione e controllo su opere d'arte prestigiose. Valga per tutte questo primo intervento compiuto sulla tavola del grande Pietro Vannucci, il Perugino, intitolata L'Adorazione dei Magi. Dipinta verso il 1475 dal pittore poco più che ventenne, torna ora in galleria completamente restaurata. L'artista di Città della Pieve la eseguì per la Chiesa dei Serviti, sita nel Colle Landone di Perugia. Opera giovanile, certo, ma che già preannuncia i capolavori della maturità. L'Adorazione dei Magi segna un momento importante nella sua vicenda artistica. A mezza via tra la tavoletta dell'oratorio di San Bernardino, che raffigura il miracolo della fanciulla di Rieti,
e gli affreschi devozionali della chiesa parrocchiale di Santa Maria di Cerqueto, 1478. Questi affreschi segnano il raggiungimento definitivo di un linguaggio pittorico ormai personale e maturo. L'adorazione dei magi ha una storia attributiva contrastata, dovuta alla presenza di particolari iconografici non sempre coerenti tra loro. Da un lato, i contorni delle figure, così definiti e metallici. I colori smaltati. Il profilo della Vergine. Attestano la formazione fiorentina del Perugino a fianco del Verrocchio e del Botticelli. Dall'altro, l'affollamento dei personaggi, la ricchezza delle vesti e degli ornati, rinviano ai vecchi schemi dei fastosi cortei tardo-gotici ancora vivi in una Perugia provinciale e un po' attardata. Pietro si raffigura nel giovane all'estrema sinistra. Ma è subito il paesaggio che cattura l'attenzione. Evidenti sono i richiami ai colori e alle immagini del paesaggio umbro, sicuramente familiare al Perugino nei suoi numerosi spostamenti. Uno scenario che diventerà una costante fissa in tutta la produzione successiva. Ai lati, due quinte montuose. Al centro, una campagna degradante verso orizzonti dolcemente sfumati, quasi di sapore leonardesco. E uno specchio d'acqua, forse un ricordo del Trasimeno. Questa costante paesaggistica, oltre a costituire un espediente compositivo per far risaltare le figure in primo piano, rispecchia un mondo interiore fatto di una sensibilità melanconica, quasi nostalgica, primo manifestarsi del misticismo pittorico di Pietro. E così, come le sue figure, anche il paesaggio andrà assumendo con il passare degli anni un carattere sempre più dolce e sfumato, rilevabile ad esempio nel presepe del Collegio del Cambio a Perugia. O nello scenario pittoresco e affollato dell'Adorazione dei Magi di Città della Pieve. Carattere che sboccia in pieno nel martirio di San Sebastiano a Panicale, in cui l'ampiezza dello sfondo, le sue tonalità chiare e luminose suggeriscono vaghe sensazioni di infinito.
Ricollocare quindi un'opera centrale e significativa come l'Adorazione dei Magi in condizioni ottimali è stato intervento complesso. Questa ricostruzione grafica mostra come in origine la tavola potesse essere parte integrante di una struttura molto più complessa. Una sorta di macchina di legno andata perduta nel corso dei secoli, cosa che ha accelerato fortemente il degrado, il sollevamento e il distacco di vari frammenti di materia dipinta. L'Adorazione dei Magi è un'opera eseguita con la tecnica ad olio, che Pietro aveva appreso da esempi fiamminghi presenti a Firenze, introducendola forse per primo in Umbria. L'intervento eseguito è stato di natura duplice, estetico e strutturale. Il fissaggio della pellicola pittorica prima e la pulitura della superficie dipinta poi hanno rivelato a sorpresa un'incredibile brillantezza di colori, permettendo finalmente di leggere l'opera nei suoi più genuini valori tonali. Per la soluzione dei problemi di conservazione della struttura è stata progettata e costruita una intelaiatura di sostegno e di rinforzo capace di guidare e controllare con appositi registri i movimenti delle assi dovuti alle variazioni dell'umidità ambientale. Sul retro del dipinto, una schermatura trasparente, opportunamente trattata, impedisce l'ingresso di radiazioni nocive come l'infrarosso e l'ultravioletto e rallenta lo scambio di umidità tra legno e ambiente. Un impianto di controllo rileva, attualmente ogni 30 minuti, i valori termoigrometrici dell'ambiente, dell'intercapedine tra tavola e schermatura, dell'umidità percentuale del supporto ligneo, nonché le sue variazioni dimensionali. Il rilevamento, eseguito attraverso dei sensori, viene convertito in forma digitale al fine di elaborare i dati mediante un calcolatore elettronico. La possibilità di una lettura comparata di questi dati consente interventi tempestivi tali da ricreare le condizioni ottimali di conservazione. In stretta relazione al progetto per la nuova Galleria Nazionale dell'Umbria, è stata poi realizzata una struttura di sostegno che permette di collocare l'opera, il cui peso si aggira intorno ai 100 kg, ad altezze variabili da terra, sia in orizzontale che in verticale. E di spostarla su apposite ruote gommate secondo le esigenze espositive e di manutenzione. Appoggi a terra antivibranti smorzano le oscillazioni delle strutture murarie, sollecitate da eventi sismici o dal traffico cittadino. Oltre il restauro, quindi, verso una nuova galleria.